Il cambiamento climatico non incide sulle malattie. La tropicalizzazione dell'Europa sta cambiando il quadro delle malattie. Questo significa estensione di malattie sino ad ora limitate al bacino mediterraneo, quale la malaria e la dengue, aumento di patologie non trasmissibili legate al cambiamento climatico e ripresa di malattie considerate quasi completamente debellate, ma ripresentatesi anche per l'aumento dei flussi migratori, quali la tubercolosi. Fare più vaccini contemporaneamente fa male. Fare il vaccino contro il Covid insieme all'antinfluenzale è possibile, anzi è auspicabile. Dati recenti hanno dimostrato che i due vaccini insieme provocano al massimo disturbi passeggeri e che la vaccinazione abbinata è necessaria nei soggetti fragili per prevenire le complicanze dovute all'infezione da Covid e all'influenza. Questo sia per chi deve fare la terza dose del vaccino contro il Covid, detta dose booster, sia per coloro che non si sono ancora vaccinati con le due dosi dei vaccini mRNA o altri. Lo scorso anno, grazie alle misure di distanziamento sociale, delle mascherine e anche del lockdown, l'influenza è stata avvertita drasticamente meno del solito dalla popolazione. Quest'anno, con l'allentamento delle misure per il Covid, ci si aspetta una normale o ridotta epidemia influenzale. Women for Oncology Italy è il network a sostegno delle professioniste dell'oncologia italiana. Istituito 5 anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica, è da sempre in prima linea con iniziative concrete. I massimi esperti dell'oncologia italiana si sono incontrati a Padova l'8 ottobre per presentare le principali novità sui tumori emerse dal congresso ESMO 2021. La quinta edizione del meeting post-ESMO Italy è stato organizzato dall'associazione Women for Oncology Italy, ancora una volta in prima fila per sostenere l'importanza della prevenzione e per parlare delle novità in campo terapeutico. Ne parla con noi la professoressa Rossana Berardi, presidente dell'associazione Women for Oncology Italy. Al congresso post-ESMO promosso da Women for Oncology abbiamo fatto il punto della situazione su tutte le novità presentate al congresso europeo di oncologia medica pochi giorni prima. Tante sono state le novità nel nostro settore, in primis nel tumore al seno, dove addirittura nella malattia metastatica che esprime recettori per gli ormoni e non esprime la proteina HER2 si è osservata la più lunga sopravvivenza mai raggiunta per le donne trattate con ribociclib, che è un farmaco intelligente che inibisce selettivamente gli enzimi chinasi ciclina dipendenti, che sono appunto un target, e quindi si tratta di un farmaco appunto biologico target che nello studio Monalisa 2 ha dimostrato un'efficacia enorme associata alla terapia ormonale mai vista fino ad oggi in questo tipo di pazienti. Addirittura lo studio di 700 pazienti con malattia avanzata trattate con questo tipo di combinazione ha mostrato una sopravvivenza superiore a 5 anni, quindi dei dati così importanti sulla base dei quali possiamo parlare di tumore al seno metastatico come una malattia con cui realmente le donne possono convivere. E sempre nella malattia al seno metastatica, stavolta la novità presentata all'ESMO è stata anche nell'ambito del sottogruppo di pazienti che esprime la proteina HER2. In questo sottogruppo lo studio Destiny Breast, che è stato per l'appunto presentato al congresso europeo, è andato a dimostrare l'efficacia di un farmaco, un anticorpo monoclonale farmaco coniugato che si chiama Trastuzumab Deluxtecan, che ha ridotto addirittura il rischio di progressione di malattia o di morte del 72% rispetto a quello che era lo standard terapeutico fino ad oggi disponibile. Un altro studio era sul tumore del polmone a piccole cellule, lo studio Caspian, uno studio che è andato a focalizzare l'attenzione su una patologia molto aggressiva. In Italia nel 2020 sono stati stimati circa 41.000 casi, nuovi casi di tumore del polmone, oltre 6.000 sono microcitomi o tumori a piccole cellule, che è la malattia in assoluto più difficile. Qui l'associazione tra un farmaco immunoterapico, il durvalumab, alla chemioterapia standard a base di platino e etoposide ha cambiato la vita dei pazienti con una riduzione del rischio di morte del 29%. I prossimi progetti di Women for Oncology Italy sono come sempre ambiziosi.
Il prossimo progetto in assoluto sarà il tradizionale incontro a Montecitorio. Ogni anno prevediamo un incontro istituzionale con appunto i politici, i media, ma soprattutto le associazioni di pazienti e i professionisti. Questo perché crediamo fortemente che dal lavoro di squadra possa derivarne un beneficio per tutti, in particolare per i nostri pazienti, per coloro che si prendono cura di loro. E quindi stiamo pianificando il tradizionale evento di Montecitorio, che è giunto ormai alla terza edizione. Naturalmente a fine anno prevederemo nuovamente il postesmo, ma in mezzo ci saranno tante iniziative, soprattutto per supportare le donne nel loro percorso di leadership, di maggiore consapevolezza delle proprie capacità, di miglioramento della propria attitudine lavorativa. Questo perché Women for Oncology Italy si propone proprio di essere al fianco delle donne che effettuano un percorso lavorativo in ambito oncologico. Occorre riportare al centro della discussione l'HIV. Oltre al pericolo del contrarlo e dell'inconsapevolezza di esserne affetti, va combattuto anche il pericolo dello stigma del malato. La pandemia da HIV, contenuta dalle scoperte della scienza, non ferma la sua corsa anche a causa dei rallentamenti nei servizi di assistenza e di prevenzione causati dalle diverse ondate del Covid-19. Il risultato è che si contagiano sempre più persone e sempre più giovani, e questo stride con quanto annunciato precedentemente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva fissato per il 2030 la debellazione totale della diffusione dell'HIV. Ebbene, con 38 milioni di persone sieropositive nel mondo e poco meno di 2 milioni di nuove diagnosi solo nel 2020, il termine difficilmente sarà rispettato. Occorre fare qualcosa al più presto. Quello che possono fare i centri clinici, consolidare sempre di più i rapporti che hanno già anche con noi sui vari territori, perché comunque noi lavoriamo in rete con i centri clinici, sia per quanto riguarda i servizi alle persone che per quanto riguarda per esempio la ricerca, anche sociale, anche a livello territoriale. Per quanto riguarda i media, anche questi, secondo noi, hanno una grossissima responsabilità, perché parlano a milioni di persone di HIV e il modo in cui ne parlano è fondamentale. Dottoressa, perché è importante sottoporsi quanto prima al test dell'HIV? È importantissimo perché fare il test specifico per l'HIV è l'unico modo per sapere se lo si è contratto. Una persona che si fa il test, scopre di avere l'HIV e va in un percorso di terapia subito, può avere nel giro di meno di un anno la possibilità di azzerare completamente la sua carica virale nel sangue. E quindi non solo di non avere i danni che l'HIV provocherebbe nel suo organismo, ma anche di non trasmettere il virus agli altri. A Firenze, ma in tutta Italia e in tutta Europa, dal 22 al 29 di novembre ci sarà l'European Testing Week, che è una settimana che viene proprio dedicata tutti gli anni a novembre e a maggio, per far sì che la possibilità di fare il test HIV sia più accessibile a tutti, perché verrà fatta anche in contesti non sanitari, nelle associazioni, come lo facciamo anche noi tutto l'anno. Che cosa fare per ridurre lo stigma? Iniziare a pensare in un modo diverso all'HIV, parlarne in modo diverso, perché un conto è se io dico quello è sieropositivo e un conto è se dico quella è una persona che ha l'HIV. Che cosa sono le malattie reumatiche? Sono patologie che causano disturbi a carico di ossa, tendini, muscoli, legamenti e articolazioni del corpo umano e possono implicare anche organi. Per evitare la perdita delle funzionalità delle strutture infiammate, sono necessarie cure efficaci. Da un progetto di ricerca sull'assistenza territoriale integrata realizzato dall'Osservatorio APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare, in collaborazione con il centro di ricerca Engage Minds Hub dell'Università Sacro Cuore di Milano, emerge che quasi un paziente reumatico su due non è contento della qualità dell'assistenza territoriale offerta. Nella Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche, che si è celebrata il 12 ottobre, le associazioni dei pazienti reumatici hanno fatto sentire la loro voce. Hanno chiesto un percorso di cura più semplice ed efficace e poi più certezze rispetto al tema della terza dose vaccinale.
Fanno il punto della situazione Antonella Celano, presidente di APMAR, e Maria Grazia Pisu, presidente ALOMAR, Associazione Lombarda Malati Reumatici. Tenga conto che le nostre patologie di solito si curano sul territorio, però noi oggi abbiamo un territorio che non accoglie il paziente, un territorio che è complesso, che è complicato da praticare, nel senso che il paziente si ritrova un po' come una sorta di pallina da ping pong, no? Ribaltato da una parte all'altra, perché non esiste una vera integrazione dei servizi. Noi abbiamo un piano della cronicità che all'interno menziona artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile, che è un modello di presa in carico globale del paziente. Però questo piano della cronicità è rimasto un po' lettera morta. Allora oggi noi parliamo di PNRR e noi vorremmo, con questa ricerca, far sì che la nuova organizzazione della sanità territoriale riesca a tener conto di quelle che sono le esigenze che arrivano appunto dal fruitore finale, che è il paziente. Noi vogliamo una cura di prossimità, una cura territoriale, le cure territoriali che devono arrivare al paziente evitando tutti quei giri inutili che il paziente fa, perdendosi anche nei meandri della burocrazia. I pazienti fragili dovrebbero fare la terza dose e per come siamo stati istruiti noi, tra virgolette, i vaccini sono sempre una cosa alla quale dobbiamo fare attenzione. Quindi capisco i timori di tutti i pazienti che chiamano in associazione, che vogliono essere rassicurati in questo senso, perché è un timore che abbiamo un po' tutti, nonostante le rassicurazioni dei medici. Però insomma un pochino di dubbio ce l'abbiamo sempre, perché il fatto che si possa riattivare una malattia che magari è tranquilla, questo è un timore che ci preoccupa sempre.